Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, come state? Spero bene. Allora, questo è un altro di quei video che ci dici, perché non ho ancora idea di come impostare questo video, però va bene, dettagli. Ah, PS, se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete un bel like di supporto e un commento qua sotto. Non fa nulla, anche se non è inerente al video, un ciao, come stai, o quello che volete voi. Ovviamente non voglio insulti, perché sennò cancello, ovviamente. Lo dico già perché non voglio insulti, però se mi piglio insulti, tanto sapete, li cancello, li blocco. Va bene, non voglio essere troppo antipatica, ma neanche antipatica del tutto. Allora, sì, è vero, non si può stare simpatici a tutti, questo è chiaro. Allora, aggiornamento salute. Tra poco vado a fare il test del Covid, perché non ne ho Covid, ragazzi, già ve lo dico, non ho queste robe qua, però ci tenevo a fare questo video, a dirvi che devo andare a vedere un po', vi aggiornerò, casomai, se ce l'avessi vi aggiorno, che farò un altro video aggiornamento, un altro video a parte di questo chiacchiericcio. E nulla, ragazze, io rido perché non so da che rido, sorrido perché, ragazze, non sto qui a piangere perché non c'è bisogno di piangere, però nulla. Sì, ho la voce nasale perché sono piena di... sono intasata, ma che ci posso fare? Niente. E quindi non lo so, ragazze, vedete voi se guardare questo video o meno, oppure no. Boh, non lo so. Sì, vedete le unghie tutte mezze speccate, tutto quanto, ma appena guarisco e torno in forma me le faccio queste unghie. Vedete che sto guardando di là perché guardo quanto ci sto mettendo a registrare e nulla. Già. Quindi ragazzi miei, non sto male, ma non sto neanche benissimo, lo potete vedere anche voi dalla mia faccia. Già. Quindi nulla. Volevo lavare i piatti stamani, ma non ho avuto la possibilità perché stavo veramente al collasso. Quindi nulla, ho lavato mia nonna perché non sto benissimo. Io ho fatto colazione già tanto e nulla. Ho dormito bene, ma avevo un po' di freddo, poi all'ultimo della nottata, tra l'alba e la nottata, sì, ho avuto caldo, ho fatto una bella sudata, perché la tachipirina, come voi sapete, mi fa sudare, anche l'aspirina fa sudare, ma di più anche la tachipirina. Ciao. E niente, dunque ragazzi miei, volevo fare altri video, ma non ho idea di quali altri video fare, cioè ce l'avrei l'idea, per l'amor di Dio, però volevo fare video top flop del mese, perché non l'ho più fatti. E volevo anche dirvi che ieri mi ho visto molto al bar, finalmente, che bello, un pezzo me l'ho visto, poi ho dormito con un ghiro, mi sono addormentata con un ghiro. Ragazzi, non mi posso sentire, ho questo naso tappato, aspettate un secondo. Eccomi qua ragazzi miei, dunque, e ragazzi miei, mi ho appena soffiato il naso, lo so che è durato un'eternità questo video, che sta durando troppo, però troppo, sono 4 minuti e qualcosa che registro. E niente, mi sa che vado a cambiarmi perché mia nonna tra poco viene a prendermi
è uscita, ma deve rientrare a casa per portarmi a fare il tampone, speriamo tutto bene. Quindi io intanto stoppo il video, mi cambio e poi se devo stoppare, stoppo e ci vediamo in un altro momento, a dopo. Allora, eccomi qua. Dunque, mi sono preparata per uscire perché devo andare a fare il tampone, speriamo bene che sia negativo perché non mi piace questa cosa, però lo devo fare e speriamo bene. Allora, permetto che ho soffiato il naso e tutto, poi mi sono cambiata. Sì, ho lo stesso maglione perché è pulito, però appena mi smuovo tutto questo raffreddore, mi faccio una bella doccia e me lo ricambio perché, raga, non posso stare sempre con la stessa roba addosso, con lo stesso cambio addosso, quindi c'è, cioè, con lo stesso indumento. Quindi appena guarisco da tutta questa influenza allucinante, c'è la voce un po' meglio, però il tampone non lo devo fare, c'è poco da fare, anche perché non vorrei che fosse una brutta cosa, quindi speriamo di no. E niente, mi ho un po' accroccato, accrocchiato, come si dice, non lo so, i miei capelli e niente, quindi spero che questo, che questa cosa vada tutto bene, ovvero sia l'esito del referto del tampone, perché così non veramente non ho paura, ma ho un po' di ansia, quindi speriamo vada tutto bene e niente. Quindi vado a fare il tampone, poi rientro a casa e farò altri, no, faccio farò altri video, se mi riesce, altri video inerente alla mia cura personale del mio corpo. Nulla. Ieri sera volevo leggere un libro, ma poi me ne è passata anche la voglia, perché io sono così, voglio rileggere tanti libri, ma poi si va a farsi benedire, va a farsi benedire la voglia di leggere libri, e quindi peggio di così si muore, perché so che leggere aiuta un po' la condizione del nostro cervello, la cognizione, non so come si dice, del nostro cervello, anzi perlomeno del mio cervello. Ma di leggere tante volte io non ne voglio sapere, so che fa bene leggere, però io non, certe volte io non la vedo così, però è sbagliato, bisogna leggere perché leggere fa bene alla mente, ma soprattutto alla persona stessa, come in questo caso sarei io. Quindi nulla, ragazze e ragazzi miei, che dirvi? Stanotte ho fatto un bel sogno, non ve lo voglio raccontare perché tanto non vale la pena, è un sogno un po' troppo intimo per i miei gusti, però tra i mille sogni che ho fatto qualcosa c'è che vi posso raccontare. Ho sognato che stavo ballando, cosa? Una canzone di Diodato, che sarebbe? Fatemi pensare, non mi ricordo più, vabbè, non importa, casomai ve lo scrivo in sovraimpressione nel video. Vita meravigliosa, sembra che fosse, sì. Ah, che vita meravigliosa. Vabbè, sto stonando del tutto, non ci fate caso. Quando voglio riesco a tonarla, ma in ogni caso, no comment. Già, no comment. E niente. Quindi va bene così. Ah, che vita meravigliosa. No, vabbè. Non c'è. Non si può, ragazzi, lasciamo perdere. Comunque quella canzone lì stavo ballando con mia nonna in sogno. E che bel balletto che stavo facendo con mia nonna. Perché a lei piace quella canzone. Non se la ricorda sempre, ma quando c'è. Quando trasmettono quella canzone. È così. Ah, una cosa devo dirvi. Se vedete che roba agli angoli della bocca, non è per chissà quale cosa possiate voi pensare. È perché bevo poca acqua. Così mi è stato detto dalla mia amica educatrice. Amica, un'altra educatrice mi ha detto: tu quando hai questa roba è perché bevi poco. Non devi aspettare a bere. Dimenticarti di bere, devi bere più acqua e spronarti a bere più acqua. Già lo sto facendo, non sempre, ma quando posso lo faccio.
Vabbè, no comment. Quindi niente, sto cercando di bere più acqua e di mangiare più frutta, cosa che non è facile dopo, ragazze. Allora, sono appena tornata dalla farmacia, ho fatto il, come dire, il tampone, sono risultata negativa, per fortuna. Ok, solo che ho dato l'email, i miei dati, e mi hanno detto che praticamente devono riaggiornare internet per vedere se il risultato sarà nuovamente negativo o positivo. Se sono positiva, mi mangio le mani perché non è possibile andare avanti così. Speriamo che secondo appunto l'aggiornamento, perché non c'era internet in farmacia, ho fatto in farmacia il tampone, mi hanno detto che per il momento, io spero che anche sia nel secondo momento. Voi direte, ma che significa questo per il momento? Allora, quando ho fatto il tampone pare che sia stato, anzi sempre senza aggiungere condizionale, essere stato negativo. Però spero che quando l'internet ritorni in pista in farmacia, cioè che quando ritorni, quando rientra internet, quando ci sarà internet sarebbe via, ritorni l'esito negativo, perché io lo spero, non è possibile così. E niente, ragazze, non è facile questa cosa, speriamo che sia tutto, perché sono da prima starnuti e a tosse e tutto quanto. Poi sto sudando freddo, non so se si percepisce dalla mia pelle. Vedete, sono freddo, sono tutta sudata. Ho chiesto alla mia farmacista di parafarmacia, di, vabbè, non parafarmacista, vabbè, una farmacista di fiducia, mi ha detto che se sto sudando freddo è perché sto sfebbrando. Almeno, che bello, finalmente, ieri. Però non lo so. L'esito cosa sarà? Quando ci sarà di nuovo internet in farmacia? Non ne ho idea. Quindi niente, ragazze, era per dirvi a tutte voi che e a tutti voi che speriamo sia tutto bene, perché non ho voglia di stare troppo rinchiuso in casa, e se è così, anche mia nonna, se fosse positivo, sarebbe un bel danno. Un bellissimo, brutti, anzi no, cosa sto dicendo? Per carità, un bruttissimo danno, perché un bruttissimo danno, perché non ci voleva che noi, vabbè, sto dicendo delle stupidaggini, scusate un po' il francesismo, delle stronzate, perché così. Scusate le parolacce, però sono troppo arrabbiata, perché vorrei che ci fosse un po' più di vivacità. Noi, è vero, non ci possiamo fare niente quando ci accadono queste cose, però vorrei un po' più di respiro, caspita, non se ne può più di tutto questo vai e viene di sofferenze, adesso basta, dai, no, non va bene, quindi niente, ragazze. Allora, la luce è diventata una schifezza, per fortuna che c'ho la ring light, perché se no non si vedrebbe una mazza dei miei video. Per giunta c'ho la finestra chiusa perché appunto ho fatto circolare prima l'aria, prima di uscire, poi l'ho richiusa e adesso c'è un freddo bestiale in camera mia. Voi non lo sapete, ma in camera mia è come stare in una cella frigorifera. Già, nel frattempo mi ha portato l'acqua da bere in camera mia. E speriamo tutto bene. Già, scusate se è bevuto, ma devo anche tanto bere, perché sennò veramente qua non ci si fa ed è brutto così. Allora, intanto sto controllando l'altro telefono da qua se mi è arrivato l'esito, ma ho i miei dubbietti che arrivi, e l'esito sarebbe quello di vedermi finalmente negativa, si spera, però vabbè, no comment. Già, già.
Scusate un attimo, ma stavo controllando una cosa a questo telefono e non ci sto capendo la mazza come al solito. Boh, vabbè. Niente, sono un po' lagnosa oggi, ma è perché ve l'ho detto, vi ho informato di cosa sta succedendo. Niente ragazzi, sono già più di 15 minuti che registro, più. Sono 15 minuti e qualcosina che registro. E niente, quindi vi ho aggiornato dalla situa. Al prossimo video vi farò sapere se sto bene o sì, bene sto, ma non del tutto, sto sfebbrando e sto facendo un'eruzione pazzesca di moccio, di moccio, quindi vediamo bene, speriamo tutto bene. E niente, che devo dire? Se questo video appunto vi è piaciuto mettete un bel like di supporto perché adesso tra un po' vado a pranzare, che ne sono? Il mezzogiorno è 12 minuti, ok. Ciao, a presto e un bacio. Ah, attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao. Melania. Ciao. Zombie apocalypse.